Ma quel tuo mi ha detto, ma ci sono due italiani là, mi stanno chiedendo informazioni su di te, per fare un film sulla tua vita. Ma la cosa curiosa è che non ci ha mandato via. E quindi questo è stato, diciamo, un segnale di buon auspicio per fare il film. Questo è uno dei tantissimi aneddoti di questa storia. È stato un film veramente molto coraggioso e la grande incoscienza alla fine, perché quel film deve finire. E di notte ogni tanto pensavo, ma se il Papa domani mattina dice, ma chi è questo Valsecchi che ha voluto fare un film sulla vita? Ero morto, naturalmente, no? Perché l'ha detto tante persone. E quindi invece un giorno è arrivata la notizia che il film era stato invitato alla Sala Nervi, 7.000 persone. Il Papa aveva invitato il film e quindi aveva visto il film. E questo è stato il più bel regalo. E quindi la nostra grande soddisfazione. Adesso lascio la parola a Daniele Lucchetti. E grazie all'editore, a Pier Silvio, che ci ha comunque veramente. È stata un'esplorazione difficile, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Beh, io comincio con un ringraziamento generale perché è stata la mia prima volta in televisione, la prima volta su un progetto anche così particolare che per certi versi è classico, perché di Fabio ne sono stati fatti altri, per certi versi invece tenta di essere originale perché mi è stata data una grande libertà anche di affrontare temi politici, sociali, senza in qualche maniera dover rientrare dentro un cliché, dentro uno standard. Che certe volte magari le produzioni più popolari hanno giustamente adottato. E quindi ho fatto un film con una certa, come dire, con un approccio non diverso rispetto a quello con cui ho sempre fatto il cinema. Nasce da un'inchiesta sul campo che è stato all'inizio, come diceva Pietro, anche buffa, anche rocambolesca. Io non ero convintissimo di trovare sulla strada degli argomenti per fare questo film, però lui con il suo modo così coinvolgente mi ha trascinato a Buenos Aires, mi ha detto guarda, abbiamo una lista di amici del Papa che ti racconteranno tutto. E così il primo giorno in questo albergo mi si avvicina un uomo anziano vestito di arancione, perché aveva fatto per tanti anni il piano bar sugli yacht, e mi dice io ero molto amico del Papa, e mi mostra una fotografia ingiallita in cui ci sono due bambini piccoli, 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 quasi invisibili, mi dice ecco questo è Bergoglio e questo sono io. Dico raccontami qualcosa, e lui mi ha detto beh, era molto buono, si capiva già che sarebbe diventato Papa, anche a ricreazione aiutava tutti. Io ho detto vabbè ho capito, ma dopo, diciamo, dopo in seconda elementare me ne sono andato, non l'ho più visto. Quindi ho capito che ricostruire questa vita era come una traccia difficile da percorrere. E soprattutto però ho capito quel giorno, il primo minuto, che c'era un rischio, che era quello del Santino, no? Cos'è il Santino? Il Santino è quando in un film tu in ogni scena dici era detto, si vedeva, si capiva già che sarebbe diventato. E io questo ho cercato di evitarlo, ho cercato di mettermi sulle tracce di un uomo che fa un mestiere, il prete, che per me da laico è una vocazione, un mestiere, qualcosa che prendo molto sul serio. E questo film ho cercato, come dire, di raccontare come mai quest'uomo è oggi così. E attraverso quali prove è passato, attraverso quali inferni è passato, perché la dittatura argentina è un vero e proprio inferno che ancora oggi si porta dietro delle grandi ferite. Però il giorno in cui ho capito che il film poteva essere fatto è quando una sua collaboratrice strettissima, che l'aveva seguito fino al giorno prima della partenza per Roma, mi ha detto io l'ho visto sorridere una sola volta in vita mia, quando si è affacciato al balcone di Piazza San Pietro. E lì ho avuto come un campanello d'allarme, sono andato a vedermi tutti i filmati che c'erano su YouTube che lo ritraevano prima che diventasse Papa. Ed effettivamente Bergoglio per tutta la vita era stato un uomo preoccupato, come schiacciato da una responsabilità. E questa cosa mi ha creato veramente un'autentica curiosità di narratore, andare a cercare di capire che cosa gli era successo e perché era così ieri e perché è stato così oggi. Chi rompe il ghiaccio? Io volevo solo sapere se l'ha girato in 35 mm. Anna Croci, lei Press, buongiorno. No, no, è girato in digitale. In digitale, perfetto. Sì, buongiorno, io sono corrispondente di tre giornali in lingua inglese, China Daily di Pechino, non credo che andrà in Cina, questo non lo so, Tarigi Times di Dubai e Little American in California. Volevo capire un po' di più appunto il progetto all'estero, questi tre appunto paesi, cioè Asia, America e Dubai, se è già stato acquistato e se sarà proiettato, se si sa qualcosa in più. Sì, è stato comprato da Netflix, Sì, esatto, per il mondo, sì. quindi tranne l'Europa hanno preso tutto il mondo. E quindi si sa solo quello, Sì, quindi Netflix. loro hanno l'holdback anche su quei territori là. Quindi scusate, perché a dire Netflix l'ha preso per il mondo?
Sì. Posso chiedere di presentarvi così? Grazie. Eglise Antonini della Stampa. Poi avete parlato però di altri 60 paesi, cioè ci spiegate com'è? No, 40. 40, scusate. E anche la differenza, diciamo, sì, tra la distribuzione del film e la distribuzione, sì, invece. I 40 paesi si riferiscono al film, che quindi avrà la sua distribuzione classica theatrical nei cinema, quindi c'è un distributore per ciascuno dei paesi, alcuni sono già usciti. Invece Netflix si riferisce alla miniserie televisiva che avrà solo una distribuzione appunto televisiva in tutti i territori in cui Netflix è presente, tranne l'Europa. Sì, ma c'è già una schiaccia, io voglio dire, per capire, sì, qual è nel dettaglio, dove vado, come faccio a capire quando... Come fa a capire, dove vederlo? Sì, al di là di Netflix. Tutto Sud America? In Messico, Sud America, lingua spagnola? Buongiorno, Nicola Cavazzuti, Il Messaggero. È stato molto difficile trovare l'attore che interpretasse il Papa, immagino, vorrei sapere com'è stato il casting, quanta ricerca c'è stata e perché avete scelto lui. Sì, all'inizio ero partito da una ricerca su una somiglianza fisica, e le fotografie che ho visto che se ne sono state esposte alcune, non ci sono tantissime fotografie di Bergoglio, giovanissimo, e, però molto spesso quelli che assomigliavano al Papa non erano dei bravi attori. Così ho provato a fare il percorso opposto, ho preso i due migliori attori, ho visto tantissimi film argentini, cileni, sudamericani in generale, e ho preso i due attori che mi piacevano di più, cioè Rodrigo de la Serna e Sergio Hernandez, e li ho soldati, e loro mi hanno detto: ma noi non siamo somiglianti al Papa. E io ho detto: guarda, non mi importa questa cosa, voglio semplicemente che voi siate in grado di evocarlo. Allora hanno cominciato ossessivamente a studiare le sue movenze, dai filmati, l'accento, soprattutto l'accento portegno. Rodrigo, essendo bimbo di Buenos Aires, ci è riuscito meglio, Sergio Hernandez, essendo cileno, molto meno, però insomma ci hanno provato. Fatto sta che un giorno sto girando una scena di una messa, non mi ricordo se c'è nella prima puntata della messa a Videla, è qui? Sì. E vennero a trovarci un vescovo di Buenos Aires e un medico che conosceva molto bene Bergoglio, e questo ragazzo giovane che avevo rasato per renderlo più stempiato, eccetera, e che non assomigliava per niente al Papa, e loro, vedendo questa scena, hanno detto: è uguale. Questo, non lo so attraverso cosa è passato, però gli attori evidentemente sono stati in grado di evocarlo. E tutto il giorno parlavano come il Papa, con una voce nasale, si rivolgevano, io capivo da come mi si rivolgevano che stavano in quel momento facendo il Papa. Sono qua, Angela Calvini di Avvenire. Scusa, no, una cosa volevo dire sugli attori sudamericani: c'è una qualità altissima di livello negli attori argentini. Io sono 151 personaggi nel film, sono tutti bravi, non ce n'è uno sbagliato, secondo me. Quando ho cercato di indagare il perché, era abbastanza facile capirlo. In Argentina il teatro non paga le tasse. Quindi a Buenos Aires ci sono 450 spettacoli di teatro l'anno e gli attori lavorano tutti sempre, perché lo Stato argentino ritiene il teatro un patrimonio nazionale e lo scambio culturale dal vivo come un importante carattere della cultura locale, e questo permette a una classe di attori di altissimo livello di crescere e di lavorare ogni giorno. Eccomi qua. Allora, domande sono due. La prima, rispetto al film, cosa è stato tagliato e cosa è stato aggiunto, dato che non abbiamo visto ancora la seconda puntata. E invece le fonti. Allora, ci sono anche fonti, oltre che a testimonianze, anche fonti scritte a cui vi siete ispirati. Le testimonianze, anche principali, più importanti per voi tra quelle che avete sentito. In fondo, visto che c'è anche una consulenza di alcuni sacerdoti, se ci ricordate il nome, chi sono? Grazie. Alvar Metalli, un altro, sì, argentino, e poi tantissime persone che hanno incontrato. E poi sì, hai letto tutti i libri sul Papa? Sì, no, io ho letto molte biografie che però sono state fatte tutte a ridosso dell'elezione, si sembrava certe volte che fossero come un copia e incolla, e anche se uno va su internet alla fine trova sempre proprio le stesse frasi, gli stessi appuntamenti. No, le fonti principali sono quasi tutte fonti dirette. I suoi ex studenti, parecchi, collaboratori in curia, segretarie, preti di strada, molto materiale anche giornalistico,
Sì, Don Pepe. Abbiamo passato molto, molto tempo con le persone che l'hanno conosciuto direttamente. Poi quando hanno cominciato a ritornare le cose si capiva che erano vere, comunque magari sono stato anche avvicinato da molta gente che lo detestava. Francamente, cioè, più di una volta sono stato anche a Roma, avvicinato ad angoli di strada al buio da gesuiti con il cappotto tirato su con bavero che mi raccontavano cose orrende. Ha avuto e ha parecchi nemici che dentro il Vaticano, su questo non c'è alcun dubbio. Io ho inserito solamente le cose che mi sembravano tornare da un punto di vista narrativo, non ho avuto mai nessun tipo di autocensura, censura sulle cose che mi sembrava. Un problema che può essere importante è quello, per esempio, che diceva Verbinski sul Papa come collaborazionista, e poi questo episodio che l'ho sentito raccontato da mille punti di vista e poi alla fine l'ho raccontato per come l'ho ricostruito io. Questi due gesuiti sono stati rapiti, sono stati poi liberati anche in seguito a sue pressioni, ma sono sempre stati convinti di essere stati denunciati da Bergoglio, e cosa che insomma è stata poi chiarita lungamente. Sono stati molti articoli su questa cosa, ma mi sembra che poi alla fine il suo maggiore accusatore fosse certe volte tacciato di poca credibilità in alcuni casi. Io mi sono molto affidato anche alle sensibilità personali, perché tutte le cose che mi rientravano in un quadro di un personaggio complesso e anche certe volte contraddittorio le ho tenute, e quelle che mi sembravano francamente delle superfetazioni a questo racconto le ho tolte. E poi Verdinski alla fine si è scoperto che scriveva lui il discorso di dittatore. Semplicemente cosa c'è di più, di diverso rispetto a... Ah, scusa, sì, c'è l'episodio del collegio, è nuovo e non c'era nel film, nel collegio di Suida, quello con Borges. Nella seconda parte del film c'è una parte che si svolge in Germania, lui dopo la dittatura viene mandato in Germania a studiare, ufficialmente in realtà è stata una specie di esilio, e successivamente un piccolo episodio finale del Papa le prese con i problemi della periferia di Buenos Aires, una favela di Buenos Aires. Andrea Montanari, Milano di Canta, buongiorno. Un paio di domande sull'accordo con Netflix. Lei ha detto che vale per il mondo ma non per l'Europa. Perché per l'Europa no? Immagino che dovreste... Io immaginavo che aveste fatto un accordo con Vivendi o con Studio Plus, visto che ha fatto di recente accordo con TIM. Secondo, l'accordo economico con Netflix copre a livello economico l'investimento fatto da Mediaset in termini di contratto, o la cifra non si può sapere? La cifra non si può sapere, in ogni caso Netflix è una delle componenti di ricavo, perché poi questo, lo sfruttamento ovviamente avviene in Italia, in Europa, adesso sull'Europa magari... Certo, sì, adesso sull'Europa ci fermiamo un attimo, ci concentriamo un attimo, e quindi è una delle componenti di ricavo del film. Chiaramente non è che Netflix copre solo tutto il costo del film, che sarebbe stato fin troppo bello. Però... È una risposta che esce dall'ambito di cui stiamo parlando, quindi in maniera brevissima. Netflix ovviamente voleva acquistare tutto il mondo per lo sfruttamento in streaming con quella che si chiama OTTV, ma essendo noi freschi di un accordo con Vivendi per una piattaforma paneuropea, abbiamo ritenuto di tenerci i diritti europei. Questo è il motivo, quindi un motivo che esula totalmente da questioni, come dire, di distribuzione artistiche, ma di prospettiva commerciale, e questo è quanto. Visto che è la prima volta che prendo la parola, però ci tengo a dire che Mediaset è veramente orgogliosa di questo film, non solo perché abbiamo fatto per primi un film su e una fiction su un grande papa e un grande uomo, ma anche per i motivi che sono stati raccontati. Da subito abbiamo capito che sarebbe stato in qualche modo troppo facile fare un progetto, lasciatemi passare il termine, ruffiano, per forza di cose televisivo, e abbiamo deciso insieme a Pietro e a tutti quelli che ci hanno lavorato di raccontare in maniera accurata e scrupolosa la storia di questo grande uomo. E ripeto, una televisione commerciale che si prende questo impegno con un cast internazionale, un film girato in grandissima parte in Argentina, poi rivenduto praticamente già in tutto il mondo, è una cosa di cui essere orgogliosi, e io ringrazio tantissimo tutte le persone che ci hanno lavorato per il grande lavoro che hanno fatto. Grazie.
oggi. Prima Valsecchi ha accennato alla proiezione del film l'anno scorso in Sala Nervi in Vaticano, ma quindi il Papa ha visto il film e la fiction? Puoi rispondere tu? Sì, l'ha vista, perché naturalmente invitandoci e dandoci le chiavi di Sala Nervi sicuramente ha visto il film. Non è che poi ci ha chiamato, ci ha detto ah bellissimo avete fatto, insomma non è nello stile del sottopadre. Quasi quasi, però piano piano. L'abbiamo poi incontrato e come ho detto e io penso che abbia visto il film. Abbiamo il suo monsignor, Camerlengo ci chiamava tutti i giorni, alla fine ci ha dato la data e sulla data abbiamo capito comunque che il film era passato. È un po' quello che è successo poi una volta col Papa Wojtyla, che sapeva che avevo fatto un film sulla sua vita e stava molto male e diedi al suo monsignor, suo Camerlengo, il DVD durante le vacanze di Natale. Mi chiamò il giorno prima, il 23 dicembre, dicendomi ma il Santo Padre non ha il DVD, ha il VHS. E quindi sono dovuto tornare in laboratorio e far fare un VHS mandato per il Papa. Fino a 10 giorni prima, naturalmente, dovevo fare il titolo di coda e nessuno voleva apparire. Il 1 gennaio mi hanno detto vogliamo tutti essere nel titolo di coda. E lì avevo capito che il Papa aveva visto il film e l'aveva gradito. E quindi un po' qui è successa esattamente la stessa cosa. Quando ci ha dato le chiavi di Sala Nervi e hanno invitato loro, hanno invitato i 7.000, non è che mi ha invitato noi, detto, noi invitiamo le persone, ed erano 7.000 indigenti che hanno visto questo film, sono molto emozionati, e c'è un filmato, mi piacerebbe poi forse trasmetterlo prima che anche vada in onda il film, perché come testimonianza del Vaticano, grazie. È stato fantastico, la Sala Nervi lì francamente è stato più emozionante di Cannes, perché a parte c'era un pubblico che io non ho mai visto in sala per un mio film, perché c'erano barboni, senza tetto, di vario livello, moltissimi religiosi, parrocchie intere, centri anziani, anche mia madre dentro i centri anziani, quindi c'era... E quello che ha semplicemente a me sembrava buono, giusto, emozionante o giusto nel film, lì si ripercuoteva in applausi, urla, ola. Ho visto le suore fare la ola in certi momenti del film, perché lì ho capito veramente che c'era un pubblico potenziale per questo film piuttosto ampio. Buongiorno, Luigi Mascheroni del Giornale. Parlando di una serie TV e di Papa, sarà inevitabile che una parte del pubblico e sicuramente tutta la critica farà un paragone con The Young Pope. Volevo sapere se lei l'ha visto, cosa ne pensa e se teme il paragone oppure sono due partite diverse. Grazie. No, io direi che sono veramente due partite diverse, ma ci metto anche il film di Moretti, abbiamo Papa, ma è curioso che tre... così, laici, miscredenti, atei abbiano fatto 3 film sul Papa in questi anni. E è un'opera importante, interessantissima, mi piace molto Paolo, soprattutto la sua fertilità creativa è qualcosa di sorprendente. Mi sembra veramente 2 film completamente diversi e imparagonabili. Quando abbiamo cominciato a lavorare sapevamo che anche lui stava facendo un film di questo genere, io gli ho fatto una telefonata e gli ho chiesto ma che state facendo? Anzi, parlai con Contarello che mi disse guarda, credo che siamo da un'altra parte, insomma, non mi ha preoccupato. Il film è di Paolo, che non ho ancora finito di vedere, è molto interessante. Grazie. Ma questo è un action movie. È un action movie il nostro, rispetto io un po'. Action movie. Intanto sono Giuliana Molteni di Movie Sushi. Volevo chiedere un dettaglio. Nella voce fuori campo... è un nome che suscita sempre curiosità. E della voce fuori campo che c'è all'inizio, il Papa parla, diciamo, non con la sua caratteristica voce che è così famosa e oggetto di tante imitazioni. Chiaramente lui nell'originale parlerà in argentino, l'avete doppiato in modo neutro. Sì. Perché non avete usato quella sua particolare comunque intonazione di voce, avete trovato una voce più profonda? Perché avere una voce con l'accento argentino ci avrebbe poi obbligato a fare il film con l'accento argentino, no, sembrava un po' spaghetti western. No, non con l'accento, semplicemente parla ovviamente in italiano neutro, doppiata, però quella voce un po' di gola, un po' particolare che ha lui. E poi riguarda il discorso che quando fai un film devi obbedire alle leggi di quel film, a me sembrava calda, emozionante, me la sono tenuta così, francamente. Buongiorno, ho scelto di fare solo 2 puntate, non una serie un po' più lunga. È un'altra invece che riguarda la rete, cosa si aspetta la rete da un prodotto così impegnativo, ambizioso, mi viene da dire quasi da servizio pubblico, quindi un grande applauso a Mediaset per aver
fatto un prodotto di questo tipo, per aver scelto di produrre una cosa di questo tipo. Grazie. Questo per noi è un grande regalo che facciamo al pubblico di Canale 5, pochi giorni dal compleanno del Papa. Abbiamo pensato di fare questo grande, grande regalo al nostro pubblico. Ripeto, una programmazione come la nostra, ricca, ricchissima di tante cose, però non può non avere anche prodotti di grande impegno civile e sociale. Soprattutto poi quando si tratta di queste grandi figure. La cosa bella di questo prodotto è proprio il racconto dell'uomo, no? Quindi sì, celebrare una grande figura religiosa, ma soprattutto celebrare un grande uomo che ha attraversato una grande dittatura, ha salvato tante persone, ha vissuto con la gente più indigente, ha fatto un grande percorso umano fino ad arrivare ad essere, ripeto, il Papa di tutti noi. E l'orgoglio di Canale 5 è proprio questo, è questo l'obiettivo primario che abbiamo. Siamo TV commerciale, in questo caso il tuo primario è regalare al nostro pubblico un prodotto di grandissimo livello internazionale. La qualità del film l'avete vista tutti, e anche l'orgoglio è quello di avere il marchio Canale 5, il marchio di Mediaset, che girerà in tutto il mondo. Questo è l'obiettivo di questa cosa, speriamo che sia a questo come seguiranno tanti altre persone di questo tipo. Questo ringrazio poi veramente tutta Mediaset e poi quelli Pietro, un regista, perché poi grande produttore e grande regista fanno prodotti di questo tipo che ci consentono di andare in giro per il mondo. Ecco, rispetto al formato invece è una scelta proprio che è derivata un po' da tutto il materiale narrativo che abbiamo esaminato. Tenete conto che in realtà questi per il mercato internazionale sono 4 episodi da 50 minuti che poi noi programmiamo a 100. E penso che insomma la storia della vita di un personaggio così importante, perché ricordiamoci che arriva, il film arriva e finisce con l'elezione del Papa, quindi tutta la sua vita precedente all'elezione, insomma si potesse esaurire e si potesse raccontare in modo abbastanza denso in questo formato da 4 puntate da 50 o 2 puntate da 100, ecco, perché non è un Papa inventato, no? A differenza di quello di cui parlavamo prima di Sorrentino, è un Papa frutto di fantasia, questo è il Papa, quello vero, quello nostro Santo Padre. Buongiorno, sono Valerio Palmieri di Chi. Volevo fare una domanda al regista, ma anche al produttore. Nel senso che prima citavi proprio, sia nel tuo caso che nel caso di Moretti, che nel caso di Sorrentino, 3 registi laici che si occupano della figura del Papa. Ecco, volevo capire come lo vedete, come l'hai visto tu, cosa ti ha colpito, se lo vedi come un capo di Stato, come un leader, non vedendolo dal punto di vista religioso, e se ha cambiato la tua visione fare questo film? Ah, io una cosa che ho detto forse anche un'altra volta è che prima di questo film non credevo, oggi credo di più alla gente che crede, perché ho visto un modello di chiesa, soprattutto laggiù, molto vicina al sociale, molto vicina alle persone che hanno bisogno di aiuto. Entrare dentro la bidonville di Buenos Aires può essere un'esperienza che per me è stata incredibile, ma chi arriva fino laggiù sono o i cinematografari o i preti. Sicuramente non c'era la politica, no? Questo spiega anche come mai la comunicazione poi che la Chiesa ha fatto anche nei grandi documenti religiosi sia un contenuto, un testo che molte volte va molto più avanti dei programmi progressisti europei. E la stessa enciclica del Papa sulla salute del mondo, se la leggete, sembrerebbe un manifesto di un partito rivoluzionario, no? E quindi io ne esco con una consapevolezza che la Chiesa non è solamente folklore, non è solamente scandali, ma è anche un lavoro sul campo che viene fatto molto in profondità e che a noi ci sfugge semplicemente perché non viene raccontata, ma esiste. E poi qual era l'altra cosa che mi avevi detto? I registi laici? Sì, esatto. Ma per me è stato interessantissimo, è stato andare in un mondo che ho visto rispettosamente. Ho cercato per esempio di tenermi molto alla larga da questioni dottrinali perché non ci credevo, mentre invece credevo molto di più alle questioni pratiche, appunto quello che avete visto, insegnare più avanti, risolvere problemi politici della dittatura, più avanti ancora vedremo il rapporto con la solitudine quando si è esiliati dopo aver lavorato nella dittatura, i bilanci che si traggono quando le gerarchie ecclesiastiche hanno dato un calcio nel sedere. Quindi
e poi soprattutto l'arco di una persona che aveva un sogno da bambino e che arriva in punto più alto. Volevo fare l'aviatore, no, vai sulla luna, è un po' questo. Grazie. Facciamo l'ultima domanda.